Esatto, c'è anche quello che studiamo, sia Leilu Nishmat di tutte le persone che sono mancate, e anche per la guarigione di tutte le persone che sono malate. Bezrat Hashem, c'è scritto Likutei Moharan, allora abbiamo detto la Torah numero 260. C'è scritto Hashemu HaNefesh, cosa vuol dire? Che Dio è la Nefesh, Nefesh è l'anima. Tu aiutami con l'italiano, fratello, hai anche l'inglese di fianco, giusto? Sì. Dice, come c'è mevo'ar ba Torah e Chala Kodesh, dice come è scritto nella Torah e Chala Kodesh, che è la Torah numero 59, poi se abbiamo tempo la vediamo, dice di guardar Shama. Prinat, come c'è scritto in Bereshit, Nefesh Chaya Ushemo Ayen Shama, guarda che proprio parla della parasha di questa settimana, di Bereshit. Cosa vuol dire? Che in pratica dice, come lo leggi in italiano? This is an The aspect specter of of living a soul. living soul is its name. Un'anima vivente, ok? È il suo nome. Esatto. È il suo nome. Allora, in pratica, allora parliamo dell'anima. Dell'anima che è come è l'anima vivente che, dove viene riportato il nome di Dio. E Rabbeinu va avanti e dice: Veyesh beprinazzo mesirat nefesh. Vuol dire che in questa categoria, o in questa prina, vuol dire in questo, sì, categoria, mette dentro anche quello che è Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh è una parola che molto spesso viene usata, è difficile da tradurre in italiano, però l'imsor viene Mesirut Nefesh, vuol dire l'imsor, vuol dire dare, e Nefesh abbiamo detto che è l'anima, quindi è come dire un sacrificare, ok? È come se una persona si sacrifica, sacrifica la propria anima, giusto? Esatto. Allora dice che in questa categoria dell'anima, che abbiamo detto che è Nefesh Chaya, vuol dire l'anima viva, il suo nome, c'è anche il Mesirut Nefesh. Dice che Yesh, perché ci sono 10 Arughei Malchut, Shemasru Nafshal Kiddush Hashem, vuol dire che ci sono 10. Arughei Malchut sono 10 persone, 10 tzadikim che sono stati uccisi, ok? Al Kiddush Hashem, vuol dire per onore di Dio, ok? E sono state uccise per unire il nome di HaKadosh Baruch Hu, Ushkinteh. Cosa vuol dire? Che in pratica, come abbiamo detto diverse volte, Rabbi Akiva, per esempio, che è stato ucciso, uno dei motivi che racconta, che diceva la Rizal, che se Rabbi Akiva non fosse stato ucciso avremmo avuto una Shoah a ogni generazione. Il fatto che uno tzaddik come Rabbi Akiva abbia preso su di sé tutti questi dolori, che è stato ucciso, l'hanno aperto con dei pettini di ferro, il fatto che uno tzaddik prende su di sé determinati dolori, e annulla una marea di giudizi che ci sono su tutto il popolo ebraico, ok? E per questo che in pratica ci sono stati 10 tzadikim che sono morti a nome del popolo ebraico, a nome di Am Israel, perché? Perché con la loro morte si sarebbero cancellati una marea di decreti, ok? Quindi vediamo che abbiamo visto oggi c'è una Torah, c'è un capitolo, si chiama Pei Dalet, vuol dire 84, in Chaye Moharan. Rabbi Nathan racconta che Rabbi Nachman una volta ha detto che nell'anno Tavkuf, 5500, lui a Kippur ha detto: sono pronto a morire al Kiddush Hashem. E così dice Rabbeinu che in cielo gli hanno detto: sei disposto a firmare? E lui ha detto: sì, sono disposto a firmare questa cosa qui. Appena finito Kippur ha firmato che è pronto a morire Kiddush Hashem. Però dopo qualche giorno ha iniziato a dire: no, non voglio. Quando si è avvicinato il giorno ha detto: no, non voglio morire al Kiddush Hashem, perché voleva annullare tutti i giudizi che c'erano su Am Israel. E alla fine c'è scritto, racconta, Rabbeinu dice che lo stesso anno ha pregato e ha pianto perché qualcun altro si facesse avanti al posto suo. E chi si è offerto a venire al posto suo era Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov, che tra l'altro oggi è la sua Ilula, Senegoran Shel Israel. Quindi vedi gli tzadikim che proprio scrivono che vogliono morire al Kiddush Hashem, vogliono morire, non vogliono morire così, chiudere gli occhi così, vogliono chiudere gli occhi e che la loro morte sia di beneficio per tutto Am Israel.
E allora ha raccontato Rabbi Nachman che si è fatto avanti Rabbi Levi Yitzhak, allora lui ha accettato, ma doveva prendere su di sé di morire l'anno dopo, e così è stato che nell'anno Tavkuf è morto Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, e l'anno dopo è morto Rabbi Nachman, ma proprio l'ha raccontato Rabbi Nachman, ha detto che quest'anno dovevo morire io. Però Rabbi Levi Yitzhak di Bardicio è venuto e ha preso in pratica su di sé di morire al Kiddush Hashem. Cosa vuol dire morire al Kiddush Hashem? È un dettaglio non da poco. Okay? Il Rav Yosef Karo, che ha scritto tutto il Shulchan Aruch, nelle preghiere, nelle discussioni che aveva con quest'anima con cui discuteva, un angelo, non so se è un angelo o cosa, una volta addirittura gli ha detto: guarda che in cielo hanno sentito la tua preghiera che vuoi morire al Kiddush Hashem, ma non l'hanno accettata. Cioè, nel senso, non morirai così. E il fatto che morire al Kiddush Hashem, morire in nome del cielo, è una cosa molto molto elevata. Ok? Asvomer dice qua che Vehem ra'u be'otan adorot, hanno visto in quelle generazioni, hanno visto che non puoi Letaken, vuol dire che non puoi aggiustare o fare Yehudim vuol dire unione in cielo se non con le loro anime. A volte gli tzadikim, abbiamo visto Belikutei Halachot, gli tzadikim loro vogliono fare tutto il lavoro degli tzadikim. Cos'è? Unire, si chiama Kuchav Rechush Chinteh, vuol dire Dio con la presenza di Dio, giusto? Di tirarlo giù nel nostro mondo. Questo è il lavoro degli tzadikim, però vedono che a volte la situazione è così difficile che loro non riescono a fare questo accoppiamento se non morendo. Ok? È per questo che dice che i 10 Arugei Malchut, stiamo parlando di 10 tzadikim che sono morti dopo la distruzione del Beit HaMikdash, una parte prima e una parte dopo, ma Rabbi Akiva ha passato sia il tempo che c'era il Beit HaMikdash che dopo, per mano dei Romani, sono morti tutti e 10. E loro hanno visto che non potevano fare questa unione se non con la loro morte. Allora si sono offerti per morire. E va avanti Rabbi Nachman e dice a Nefashot Olot Lemala, quando le anime salgono in alto, per Mesirut Nefesh, vuol dire che si sacrificano, si sacrificano, Asai. Subito queste anime tornano subito alla Shekhinah, vuol dire che tornano subito alla presenza di Dio. Perché da là sono uscite, perché con la Misrael sono una parte di Dio, mamash, sono proprio una parte di Dio totalmente. E quindi fanno parte della presenza di Dio del tutto, dice mamash. Bebchinat a musim mini baten. Cosa vuol dire questo? È scritto in Ishaya. Ishaya cosa ti dice? Una persona, una parte di Dio dall'alto. Ok? Più che dall'alto, da dentro, da batten vuol dire che dall'interno, siamo una parte di Dio dell'interno di Dio. E quando tornano queste anime alla Shekhinah, vuol dire alla presenza di Dio, allora la Shekhinah, come si dice, inizia a vantarsi, dice: guarda questi che sono morti in onore del mio nome, e si vanta di queste anime. Non solo entrano a far parte di Dio, ma si vanta di questa cosa. E subito anche Dio dice: wow, che belle anime ho creato. È come se viene Ishtokekut, vuol dire come se si scalda la relazione, e lui, Dio vuole stare con noi e noi vogliamo stare con lui, e quindi diventa l'accoppiamento, si diventa un tutt'uno. Ok? Velifamim, dice a volte, dice Rabbenu. Deve, per arrivare a questo accoppiamento, vuol dire per arrivare che le anime vedano come si dice, si accoppino con HaKadosh Baruch Hu, bisogna arrivare a della morte, Chas V'Shalom, sia mai, e vengono uccise sia mai Kama V'Kama Nefashot di Israele, una marea di anime di Israele. Una marea di anime di Israele vengono uccise perché? In modo che ci sia un ichud in cielo, vuol dire che in modo che ci sia, ci insegna Rabbi Nachman, che ci sia un accoppiamento in cielo. Grazie alle lo con le loro anime, con HaKadosh Baruch Hu. Ha bisogno di carne, dice. Carne vuol dire come un'offerta.
come diceva appunto, dicevo Rabbi Nachman, che quando si è affirmato di morire al Kiddush Hashem, vuol dire che ha affirmato di morire, e c'è scritto che Michael viene e prende queste anime, là uno degli angeli più elevati le prende, le porta in alto, perché a volte bisogna per fare questa unione, c'è bisogno di molte, molte anime, dice Rabbeinu, Chas V'Shalom, sia mai. È per questo che arriva l'uccisione. A noi è terribile da pensare, non è una cosa che puntiamo di arrivare. Una volta uno è entrato dal Rav Bernard e gli ha detto, sentiva che diceva il Rav, che tutte le persone che sono morte nella Shoah hanno firmato, prima di scendere in questo mondo, hanno firmato di morire al Kiddush Hashem, hanno firmato di morire in questo modo. Quello che è successo in questi giorni non è una roba che non è mai successa, è una cosa che è successa generazione e generazione. Noi, grazie a Dio, non siamo abituati a queste cose, ma in ogni comunità, in ogni paese dove sono stati gli ebrei, tra pogrom, inquisizioni, tragedie, è sempre successo, non è una cosa, non è una novità. Abbiamo visto l'altro giorno, lo vedevo dal, come si chiama, il Rav. No, il Rav Amrami portava una roba bellissima, diceva che c'è una città che si chiama Ziklag, è scritto in Shmuel 2, credo. Ziklag era una città dove David HaMelech era scappato quando Shaul lo voleva uccidere. Alla fine Ziklag è arrivato, si era nascosto lì, era una città dei Filistei. Che sta vicino proprio a Gaza, parallelo a Gaza, verso la Giordania, però in mezzo tra la Giordania e Gaza. E David HaMelech è tornato a casa e sono arrivati e hanno ucciso una marea di persone in città, hanno rapito due delle sue mogli, una era Abigail, l'altra non mi ricordo chi era, forse Shunammi, due profetesse, le hanno rapite. E le hanno portate con loro e hanno rapito i suoi figli, i figli del re David, e hanno ucciso una marea in città, hanno bruciato le case, hanno portato via una marea di rapito una marea di persone. E il Rav Amrami riporta il Chazon Ish che parla di questo capitolo, che in pratica David HaMelech c'è scritto che è arrivato e ha pianto così tanto per 2 o 3 giorni, piangeva che non aveva più forza di piangere. Non aveva più le lacrime di piangere, non ce la faceva più a piangere. E alla fine, David HaMelech, la gente della città ha detto: dobbiamo uccidere David HaMelech. Come dobbiamo uccidere David HaMelech? Dobbiamo uccidere David HaMelech perché non ha messo delle guardie alla città, non ha messo delle guardie. E sembra proprio una cosa fatta apposta per noi. Lo volevano l'iscolto, vuol dire volevano ucciderlo a pietrate a David HaMelech. Pensa, gli avevano rapito la moglie, le mogli, avevano preso i suoi figli, avevano distrutto la sua città e la gente della città lo voleva anche uccidere perché diceva: non hai messo le guardie dormivano. Non lo voleva mettere in galera, capito? Non volevano fargli un giudizio, vedere se poteva essere ancora rieletto o cose del genere. No, lo volevano uccidere. David HaMelech si è fermato e ha iniziato a dire: Zeh HaKol Hashem, cioè, è tutto Dio. HaKol Zeh HaKadosh Baruch Hu è Dio. Tutto fa tutto Dio. Non esistono i palestinesi, non esistono gli iraniani, non esiste niente. HaKol Zeh HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu vuole che io mi avvicino a lui, vuole che vedo che sono lui. Oggi c'è scritto che si è rafforzato in Emunah e poi ha chiamato i Kohanim e al Kohen Gadol gli ha chiesto la domanda, aveva le fode, sai la... Con le 12 pietre, giusto? E gli ha detto, ha fatto la domanda al Cohen: guarda, chiedi a Dio, era una profezia, noi oggi non ce l'abbiamo, però ha detto: chiedi a Dio se devo rincorrerli e riprendere le mie persone o devo lasciarli andare. Allora Dio gli ha detto, e il Cohen ha detto, che Dio ha detto: vai, riprendili e ti riprendi tutti, non ti preoccupare, vai lì e riprendili tutti. Aval, la Gemara, credo che sia Baba Batra o Baba Mezia, non mi ricordo, ti dico la verità, l'ha detto Rav, non che io mi ricordo, però chiede come mai si chiama Ziklag, cos'è questo nome Ziklag? E in pratica lo prendono in aramaico, che vuol dire che era una città dove litigavano.
In pratica, tutta sta storia qua che ti ho detto adesso è per dirti che nella Gemara dicono come mai è successa sta tragedia nella città di Davide Ameller dove abitava, perché litigavano tra di loro, continuavano a litigare. L'apertura di ogni disgrazia è perché litighiamo tra di noi. C'è scritto che quando noi siamo tutt'uno, è quello che chiedeva Davide Ameller aveva conquistato, aveva i ministri più tzaddikim, aveva il ministro della guerra che erano tzaddik, erano tutti degli tzaddikim con Davide Ameller. E andavano in guerra, morivano le persone. Allora chiedeva a Dio come mai, come mai, perché? Perché litigate. Perché siete divisi tra di voi, quello dice che fa così, quello che dice che fa così, non è soltanto quello che è di sinistra, quello di destra, no, è anche quello perché è religioso, quello è contro i religiosi. Oggi mi ha mandato uno, la roba che abbiamo detto, è ovvio che fa male, fratello. Noi oggi al tempio, raccontavo a mia moglie. Al tempio, tu lo sai com'è il tempio da noi, sono tutti Baalei Teshuva, no? Tutte persone che sono tornate alla religione. Vedere i ragazzi giovani, senza fare nomi, che vengono con le liste di amici o amici di amici che sono morti in sta festa, rave, fratello, tutti giovani, o sentire storie di chi si è salvato, come si è salvato, non c'è neanche bisogno di dirlo, bisogna sapere che anche quello, come abbiamo detto adesso, c'è bisogno a volte di tante anime per fare l'ichud. HaKadosh Baruch Hu, a volte lo tzaddik, abbiamo visto che a volte lo tzaddik dice no, adesso non riesco, questo è un lavoro che non riesco a fare. Abbiamo visto Belikutei Halachot, oggi abbiamo visto che Noè poteva salvare tutto il mondo. No, lui da solo non poteva. Perché? Perché gli altri non gli credevano. Lui per 120 anni sapeva che che c'era questa gzerà, che sarebbe successa questa cosa. Però lui da solo non poteva farlo, aveva bisogno di altri talmidim, allievi che seguivano il suo consiglio e andavano dietro di lui. Allora in quel modo lui aveva più potere. Come una volta ha detto Rav, una persona, se le persone fossero andate dietro a Rabbi Nachman, non ci sarebbe stata la Shoah, così diceva. Perché? Perché lo tzaddik ha bisogno di noi per rafforzarci, per dargli più forza e poter annullare sempre più decreti. Così Avraham Avinu non aveva forza per eliminare tutti. È difficile da dire una cosa del genere, ma lo scrive Rabbi Natan Belikutei Halachot, dice che Avraham Avinu, Avraham era lo tzaddik, ma non è riuscito a eliminare il decreto che c'era su Sodoma e Gomorra. Non è riuscito. Ha detto forse erano cinque città tutte basate su una pietra, giusto? Erano fondate su un fondamento di pietra. Ha detto, ah, forse ci sono 45 tzadikim in queste cinque città, fai 9 per ogni città, tu metti tu la presenza di Dio, sono 9, più 10. Ha detto, no, sì, se li trovi va bene. Fa, no, ok, magari ci sono 40, magari sono già, è sceso. Fin quando è arrivato a 10, a 10 si è fermato. A 10 ha detto, non ho forza per riuscire a salvare un'intera città soltanto con meno di 10 persone, 10 tzadikim. Perché? Perché non ho altri allievi, non ho altri talmidim, non ho altra gente, abbastanza gente che mi segue. Vedete, tutto il lavoro, quello che noi possiamo fare è avvicinarci agli tzadikim, quello che dicono gli tzadikim, e far quello che dicono, perché lo tzadik prende tutte le tfilot, così dice Rabbi Nachman, in ogni generazione c'è uno tzadik che può annullare tutti i decreti. E noi dobbiamo cercare quello tzaddik e sentire cosa ti dice. Ci sono persone oggi dicevano, ci sono persone che dicevano alla Sofrin, persone hanno detto di fare il digiuno, hanno fatto il digiuno. Con la cavolo, bravissime, è ovvio che lo tzaddik prenderà il digiuno e con questo anche prenderà il punto di fede che c'è nel digiuno e con quello riuscirà a aggiustare anche dei decreti. Ma lo tzaddik ti dice, ok, leggi Teilim, leggi i salmi. Non ti sta dicendo di digiunare, ti dice leggi i salmi, oppure ti dice balla, canta, così elimini sempre più e nemici. Fai quello che dice lo tzaddik, fai quello che dice lo tzaddik, se no è come fare le cose non nel modo giusto, capito? È come se spendi tante energie per costruire una casa in un posto che dopo 3 giorni ti dicono no, non è il posto adatto.
Capito? Tu non hai la foto di tutta la situazione. Oggi il Rav raccontava, diceva, è come quando una persona costruisce anche un piano, un palazzo di 10 piani, però poi arriva dal capo della città e gli dice: ascolta, qua il palazzo non va bene perché qua ci deve essere un parco e una piscina. Dobbiamo buttarlo giù e rifarlo da un'altra parte. Mi dispiace per gli sbattimenti che hai avuto. Noi dobbiamo cercare lo tzaddik che può eliminare questi decreti. Baruch Hashem, abbiamo Rabbeinu, abbiamo Rav. Cosa ti dice? Leggi il Tikkun HaKlali, prendi il Tikkun HaKlali, leggilo, attaccati al Tikkun HaKlali e dire: Ribbono Shel Olam, ti prego, non riesci a leggere tutti i Teilim, tutti i Salmi, non riesci a studiare Gomara. Leggi il Tikkun HaKlali, sono 10 salmi, è la cosa migliore, è molto meglio che vedere tutti questi video. I video sono la cosa peggiore. Ci hanno devastato, abbiamo ricevuto un colpo terribile, mamash terribile. Però, come vediamo, Rabbeinu ci insegna che ogni volta che muoiono le persone così, Zekidush Hashem, arrivano in cielo nei posti più elevati. Come una volta sempre raccontava Rav Sofrin, che una volta stavano andando in Yeshiva tramite Shar Shchem, che è la porta di Shchem a Gerusalemme, ed era un periodo un po' teso, allora avevano paura di venire in Yeshiva. E Rav gli ha detto: ma chi vi credete di essere? Ma pensate di poter morire perché siete ebrei? Chi muore perché è ebreo va direttamente in paradiso vicino a Rabbi Akiva. Pensate di meritarvi già una roba del genere? Gli tzaddikim pregano queste cose qua tutta la vita. Tutta la vita pregavano gli tzaddikim di morire in questo modo. Mamash! Un giorno vediamo, ci sono storie di Mekubalim, che pregavano, proprio facevano i Yehudim. Cioè facevano tutte le preghiere per poter morire in un modo del genere. Uno dice: ma quelli erano una festa, chi se ne frega, non è il nostro lavoro. Non è. Hanno meritato di arrivare a Bashamay, ma fino a Rabbi Akiva. 1.000 ne hanno presi, 1.000 persone, bene o male. Pensate che sono meno. 1.000 persone hanno preso per arrivare su. Adesso quello che ha fatto HaKadosh Baruch Hu è per fare un Ichud, per aggiustare. È ovvio che noi abbiamo bisogno adesso di rafforzarci e smettere di guardare tutti questi video, perché questi video qua ti devastano l'anima. È come un proiettile dentro di te. Hai mai visto un ebreo che va in guerra e fa le foto e i video che ha ucciso una persona? L'hai mai visto una roba del genere? No, perché gli ebrei non vanno in guerra per uccidere, non vanno in guerra per fare terrore, non vanno a fare sta roba. Gli ebrei vanno perché si devono difendere. Gli israeliani vanno in guerra perché si devono difendere. Arrivi lì, non metti a fare i video che hai ucciso un palestinese, non lo vedi? E invece questi qua cosa fanno? Arrivano in quattro, arrivano in sei e due fanno i video che sparano, uccidono, che tagliano le teste, che cosa. Lascia stare. Ti rendi conto? Il loro lavoro qual è? Metterti terrore. Metterti terrore. Ah, è paura. Questo è Amalek. È il loro lavoro. Quindi tu l'unica cosa che devi fare è spegnere i video. Apri Teilim, apri. Non guardare più i video. Ma hai paura di girare a Tel Aviv? Efo, ma a Tel Aviv non c'entra niente. Arriva la sirena, mettiti in un palazzo. È il loro lavoro è metterti paura. Una volta hanno detto un cubano, non mi ricordo come si chiama, un grande Rav. Cabalista, dicevano, lui raccontava, diceva: sai a cosa somiglia Amalek? Amalek, perché dicono Amalek è il popolo che la Torah ti dice di annientarlo e tutto, che Amalek viene anche allo stesso valore numerico di Safek, Safek è dubbio. Gli ebrei sono usciti dall'Egitto, hanno eliminato il più grande esercito che c'era nel mondo, che era l'Egitto, giusto? Escono dopo 10 piaghi che hanno steso il faraone e tutto, passano tramite il mare, si apre il mare, si richiude, uccide gli egiziani, superano il mare. Adesso chi è che li tocca? No, arriva Malek, andiamo in guerra contro Israele. Ma come? Ma sei scemo o mangi sassi, no? Mi viene adesso? Cioè, dovevi venire prima, aggiungiti agli egiziani, ma dopo che hai visto sta roba ancora mi vieni contro? Che ti viene contro? Questo è Amalek. Amalek non viene a eliminarti, sa che non può eliminarti. Amalek lo sa benissimo che non può eliminarti, ma sai cos'è che non sa? Cioè, sai cosa crede che può raffreddarti? In quello ce la fa. Perché abbiamo detto che Amalek vuol dire anche il dubbio, mai Dio è con me o non è con me. Questo è il suo lavoro, raffreddarti. È come se prendi una grande vasca di acqua bollente, 50 gradi,
viene dentro una persona e si butta dentro la vasca, lo tirano fuori, sai, quelli di Mada, quelli come si chiamano? Dell'ambulanza, lo tirano fuori con la retina, magari lo portano, tutto ustionato, e gli dicono: ma sei scemo, perché l'hai fatto? Fa: no, guarda il mio, scusa, c'ho un capello qua. Fa: il mio lavoro era abbassare un po' il livello. Adesso da 50 sono 49 gradi. Questo è il mio lavoro. Ma ti sei ustionato e tutto? No, per me vale la pena. Ho abbassato di un grado il livello dell'acqua, è il mio lavoro. Sono pronto a essere ustionato. Adesso che mi cambino le bende per, sai, 6 mesi, 8 mesi, ci mette un botto di tempo se ti va bene. Mi fanno le operazioni alla pelle, tutto. Sono disposto a passare tutti questi dolori e tutte queste cose per abbassare un grado l'acqua. E lo vedi perché non c'è spiegazione. Quando vedi una o uno che arrivano con un coltello contro 5 soldati, uno dice: ma cioè, veramente? No, vogliono metterti paura. Vogliono metterti paura. Quella è la loro vittoria. Quella è la loro vittoria. Per quello sono pronti a dar la vita. Noi non abbiamo idea di cosa vuol dire, perché per te è una roba da pazzi, ma dai la tua vita per cosa? Per far paura? Sì, perché tu hai un altro scopo nella vita, il loro scopo è quello, il loro scopo è farti paura. Quindi la cosa migliore cos'è? Spegnere il cellulare, oppure sentiti delle lezioni, oppure leggi dei salmi. Il lavoro più importante adesso è togliere il cellulare. Non ci interessa niente, non ci interessa neanche vedere che crollano i palazzi a Gaza. Cosa fai? Godi? Ci hanno ucciso 1.000 persone, adesso tirali giù anche tutta Gaza. Chi se ne frega? Non è, non è, non è. Dire adesso voglio vedere che muoiono, come dice tanta gente, non vuol dire credere in Dio. Vuol dire che credi che sono stati loro e che adesso devi fare la vendetta. Hashem Ishmelchama. È Dio che fa le guerre. Fa tutto Dio, lo diciamo tutti i giorni nella tefillah, Darvit. Fa tutto Dio, è tutto Hashem. È tutto Hashem, tutto Hashem. Anche dire adesso voglio vederli morti, falli fuori, tabula rasa. Non è una roba ebraica. Non è ebraica come roba. HaKadosh Baruch Hu si occupa di loro. Marsha, piangiamo quello che abbiamo fatto. È ovvio che dobbiamo difenderci. Se dobbiamo fare delle azioni per difendere, non è il mio lavoro. Io non so neanche come si fa la guerra, non ho idea. Non, il lavoro più importante che dobbiamo fare adesso è rimanere tutti uniti. Adesso vengo, ti scrivo. C'è quelli che dicono: a quelli i religiosi fanno così, così. Ma in questi momenti ti metti a parlare. Non è una roba su cui focalizzarti. Il nostro lavoro è spegnere il cellulare e rafforzarci in emunah, continuare a credere che Hashem dirige il mondo, continuare a credere che Dio ci vuole bene, continuare a credere che Dio non ci molla un attimo, continuare a credere, come dice Rabbeinu, che Chas v'Shalom, a volte la rigà, vuol dire la morte, arriva perché HaKadosh Baruch Hu vuole fare un accoppiamento diverso. Andiamo avanti. E dice qua, Odapam, non dico che noi adesso siamo tutti nella fase del pianto, siamo nella fase di Davide Amelio fin quando non finiamo tutte le lacrime, quindi va bene piangere ad HaKadosh Baruch Hu, vedere i palazzi che crollano non ci aiuta, fratello, non è quello. Invece andare su in giro, fatti un bel pianto, fallo al telefono, dire: buongiorno, ti prego, abbi pietà delle persone che sono lì dentro. Manasseh, chi può salvarli? Chi può salvarli? Ma entrano i soldati fino a là, chi può salvare le madri? Il Rav diceva l'altro giorno: 150 madri tra quelle sgozzate e quelle che sono state portate a Gaza. Ma cos'altro abbiamo? È una tragedia, una tragedia. Poi ci sono quelli che ti dicono, a fine di Sukkot, c'è scritto che c'è un massor, devo dire un'usanza, credo, c'è una cosa, non un'usanza, vabbè, viene tramandato ogni volta, non mi ricordo come si dice la parola, che il Gog Magog, la guerra finale, avverrà proprio alla fine di Sukkot, appena finisce Sukkot, incomincerà. Che allora dicono, perché provano a dire che la Shoah era il Gog Magog, però la Shoah è incominciata per Shabbat Zachor, non era la stessa data. C'è chi dice che adesso, fratello, magari, non lo sappiamo, non ho idea, anche perché c'è scritto che arriverà Besse Hadad, arriverà in un momento che la gente
non lo sai, non lo sai. E solo dopo, quando verrà, ah, c'è scritto che inizieranno 9 mesi, non lo sappiamo. Il lavoro che dobbiamo fare adesso è rafforzarci, mamashi in emunah, e nello stare insieme. C'è scritto a proposito di Ehab, che era uno dei re peggiori di Israele, no? Che c'è scritto che non c'era collina dove non aveva fatto idolatria, dove avevano messo un'idolatria. Però era uno dei 4 re che aveva conquistato tutto il mondo. Tutto il mondo aveva conquistato Ehab, e il mondo conosciuto ai tempi, immagino. Il punto è che dicono che non perdeva una guerra, non perdeva una guerra. Perché? C'è scritto che non parlava mai male uno dell'altro, erano tutti insieme, fratello. Dio dice: potete fare idolatria, ma rimanete insieme, io sono con voi. Se invece Infatti, iniziate. scusa, Abel, ma anche la storia dei 10 martiri inizia proprio rispetto appunto a Yosef HaTzadik, no? Se non sbaglio. Perché dice Cioè, i io sono 10 martiri sono, martiri, perdono, sono i, credo che lo dica proprio qui, rabbinata nel commento, sono la reincarnazione bravissimo, bravissimo. Sì, del sono la Cristo. bravissimo. I dieci, sì, non avevo capito quello che dicevi. Ken, è giusto quello che dici. Lo spiego per chi ci segue dopo, fratello, lo ripeto. Va bene? Sì, In assolutamente. pratica, che i dieci Arughe Malchut, questi 10 tzaddikim che sono stati uccisi perché in pratica nella generazione di Rabbi Akiva, credo che era Tito, no? Non mi ricordo chi Sì, era. Tito? penso che sì. Ah, Sì. non sono sicuro. Vabbè, comunque il Cesare di Roma aveva mandato a prendere i saggi ebrei, ha detto: guarda, io uccido 10. No, prima gli ha fatto chiedere: ah, se qualcuno vende il proprio fratello come schiavo, merita la morte? Loro gli hanno detto sì. Allora lui gli ha detto: ok, allora io prendo voi per quello che i fratelli di Yosef hanno fatto con Yosef. I saggi hanno detto: ok, dacci 3 giorni che vogliamo ragionarci e ti rispondiamo. E dopo 3 giorni hanno mandato Rabbi Ishmael in cielo, c'è tutta la storia. È andato a chiedere in cielo se era vero, era un decreto reale, oppure dovevano eliminare loro il Cesare con 2 parole di Kabbalah. E lui ha detto: no, è un decreto reale. Ha detto: perché proprio noi? Fa perché da quando hanno fatto il peccato di Yosef fino ad oggi non hanno mai, mai, mai trovato 10 giusti così grandi che potevano rincarnare ed essere come si dice, i contrapposti di chi aveva peccato, quindi delle 10 tribù, cioè dei 10 capri, capi tribù poi che sono diventati. E quindi così è stato. Poi, vabbè, senza entrare nel dettaglio, che erano 9, quindi chi era Rabbi Akiva? Rabbi Akiva corrispondeva a Dio, che c'era anche Dio quando hanno decretato che avrebbero buttato Yosef nel pozzo, c'era anche Dio. Quindi ognuno. Poi un giorno, se Dio vuole, lo studiamo. Ogni tzaddik, ogni giusto dei 10 martiri corrisponde a uno delle tribù. Ok? Quindi, come diceva Yosef, appunto, non a caso, tutta la storia dei 10 che sono morti, si sono sacrificati per Dio, parte tutto dal peccato di Yosef. Perché Aliedei Avedat Hashem, dice, e va avanti Rabbi Nachman, dice: ah, visto che una persona si dice, perde il nome, hai nome Fursam, ok, dehainu sheyesh echad shume Fursam veun eno Fursam. Qua proviamo a capirlo un attimo in parole più semplici. In pratica dice che abbiamo detto che l'anima è il nome anche, giusto? Perché l'abbiamo visto all'inizio di Kutei Morah, c'è scritto Nefesh Chaya, vuol dire l'anima viva è il suo nome, ok? Giusto? Esatto. E qua ti dice in pratica che quando una persona perde il nome, ok? Cosa vuol dire che perde il nome? Vuol dire una persona famosa. Adesso
Adesso vediamo cosa vuol dire famosa. Dehaino Sheshka vuol dire che c'è una persona che è famosa ma non è famosa. Ok? Che cosa vuol dire che è famosa ma non è famosa? Che è famosa sulla bocca di tutti e tutti parlano di lui. Però nessuno, cioè, però comunque non è famosa. Perché? Perché non è veramente importante per niente. In cielo non vale niente. Ok? Mi segui? Dice, c'è una persona che non ha voglia di sta roba qua, ok? E ha perso il suo essere famoso. Quindi cosa vuol dire che ha perso il suo nome? Cioè lo perde, lo lascia andare? Che quindi vuol dire che lascia andare la sua anima. Ok? Dehaino, a fal pi shen rezzono she lo yeh mefursam, a fal pi ken ibedoto. Vuol dire... In pratica cosa dice Rabbeinu? Dice che anche se non vuole, non è la sua volontà di non essere famoso, comunque ha perso lui. Cosa vuol dire ha perso il nome? Come una persona, dice, racconta e spiega qua Rabbeinu, che in pratica fa un lavoro che non gli interessa fare, che non è la sua volontà. E quindi come se ha perso il nome, vuol dire che ha perso l'anima, non ha l'anima di quello che fa. Shubhinat mefursam sheyesh lo shem ba'olam. E dice che in quel caso stiamo parlando di una persona che è famosa, che ha il nome nel mondo. Qui è un po' si rigira intorno. Dice che in pratica anche se una persona non vuole essere famosa, ok? Comunque perde il nome. Ok, sta parlando di un caso di una persona che non vuole essere famosa e comunque perde il nome. È come una persona che fa qualcosa contro la sua volontà. Qua dice la traduzione, dice in altre parole, perde il nome e l'aspetto del prestigio, della famosità, diciamo, che è nel suo nome. Vediamo un attimo, qua sotto c'è una spiegazione, la vedi, una nota? Stavo vedendo che dice, praticamente sono due casi. No. La prima persona in cui il nome è sulle labbra di tutti, ma Esatto. nessuno la rispetta. Perché non è veramente famosa. Sì, non è veramente, qui credo che famosa sia una corrispondenza tra rispettabile In e non cielo. rispetto. Esatto, in cielo. Quindi vuol dire che è famosa sulla bocca di tutti nella terra, ma in cielo non vale niente, cioè nel senso che non è che la sua parola dice ah, mi ha benedetto Ronaldo, capito? Infatti dice, questa persona difficilmente sacrifica il nome che ha. Esatto, perché? Perché sa che ce l'ha solo qua, non ce l'ha da nessun'altra parte. Ah, esatto. Aval, noi La seconda persona Biduc, la seconda persona, vai. è una persona che è rispettata o ha un nome, ha una posizione prestigiosa, ma contro la sua volontà. Esatto. Ok, contro la sua volontà. Il sacrificio di questa persona, del nome di questa persona, was not of his own will. Non è No, che proprio. l'ha perso, è una persona che era rispettata, ma ha perso il prestigio, ok? Perché non lo voleva? Perché Sia non lo voleva, in effettivamente più l'ha perso, dice. forse l'ha perso perché non lo voleva, come hai detto tu prima, Che non lo leggendo. voleva, allora l'ha perso, e il sacrificio del suo nome, Ken, viene verso di lui, vedi la nota 15, dice viene per colpa sua, cioè per... Dice, the sacrifice of his name was not of his own doing. Ah, non è venuto per quello che ha fatto lui. Però Esatto. in pratica ti dice che nessuno di questi due casi è il caso di Messirut Nefesh, vuol dire di sacrificare l'anima. Nessuno dei due casi è il sacrificio del nome. Ok? Adesso andremo avanti e vedremo cos'è, secondo Rabbeinu, capito? Perché in pratica noi vogliamo dire che il nome è l'anima di una persona. Ok? Esatto.
Quindi c'è una persona che è famosa e non vuole perdere la sua famosità, diciamo, quindi non vuole sacrificare il proprio nome, quindi vuol dire che non è Messirut Nefesh, non è sacrificare l'anima. Ok? Poi c'è una persona che invece è famosa, ma non lo vuole, non vuole essere famosa, quindi il fatto che viene cancellato il suo nome gli è comodo perché non vuole essere famoso. Ok? Ok? Ok. Va avanti, va, riesce a dice, però c'è un'altra persona. Scusa, è il secondo caso, quello che dicevi, è una persona che non vuole essere famoso, allora gli viene tolta la famosità, senza che lui abbia fatto qualcosa per toglierla. Ok? Ah, ok, adesso è chiaro. Non ha fatto niente, dice qua non la voglio, però come si dice, gliela tolgono. Però dice, c'è un'altra persona, una terza persona, dice Rabenu. Cioè, se Zod Virzonov da to lo fa apposta. Cosa vuol dire? Che dà la sua anima al Kiddush Hashem. Cosa vuol dire che dà la sua anima al Kiddush Hashem? Vuol dire che dà la sua famosità per Dio. Hai capito? Dà proprio il suo nome, si fa umiliare, dice, ma guarda chi sono, come le storie del Rav, fratello che arrivano, gli fanno onore, robe, inizia, una volta raccontato nel Rav Berlan, anni fa, quando iniziava a dare le lezioni a Gerusalemme, e lui veniva da queste yeshivot litaim, vuol dire di studiosi pesanti di Talmud, alla fine arrivava, ha iniziato a avvicinarsi a Breslev, poi studiava a Breslev, ha iniziato a studiare una marea, alla fine la gente lo guardava quando dava le lezioni, pensavano fosse arrivato lo tzaddik, aspettavano da anni, e lui cosa faceva subito? Si toglieva la scarpa, finiva la lezione, si toglieva la scarpa, la annusava, o faceva, lo chiamavano alla Torah, faceva una capriola apposta. In pratica, cosa faceva? Apposta annullava il suo nome per far sì che credessero che era pazzo. Lama è questo. Se nikra Kiddush Hashem, ogni volta che tu prendi il tuo nome, come se tu fai una pubblicità bellissima, tutti ti dicono: guarda, sei troppo bravo, Yosef, voilà, voilà, ti prendo pubblicità. Dici, no, non sono io, guarda, guarda, fai tutte le robe da pazzo, sei bom, ti metti a fare le capriole, giri, ti dicono, ma questo è scemo? Sì, sono scemo, e te ne vai, finita lì. Fratello, tu mi stai dicendo due cose. Scusa, due cose ti voglio dire. Una è che questo c'è anche in un Tehillim, se non sbaglio, proprio nella città in cui scappa David HaMelech, se non sbaglio, a un certo punto per sfuggire proprio ai Filistei, lui si finge stupido, Si finge finge matto, è pazzo. vero, è vero, è vero. Sto domandando se non è proprio quella cosa lì, nel senso che è molto simile ai racconti che ho sentito da te sul Rav Berlan. Sul Rav che entrava anche in un negozio per farsi Che è lì è per farti umiliare o cose del genere. Vieni in un negozio, gli chiedeva a un supermercato, chiedeva i chiodi, ma lo facevano gli allievi del Baal Shem Tov, lo facevano per ricevere umiliazioni prima di Shabbat. Andavano nei negozi, chiedevano cose che non c'entravano niente, fin quando il negoziante li pestava o li mandava via in malo modo. Zeché, neanche, anche. viene abbassato, viene Viene sacrificato in maniera. sacrificato totalmente. Più una persona lo fa a livelli più alti, più viene sacrificato. E chi un minimo ha assaggiato il godere di una roba del genere, fratello, è come dice Abraham, dice: io ho eliminato tutti i piaceri tranne un piacere, il piacere delle umiliazioni. Chissà cosa guadagni da un'umiliazione se le cerca dalla mattina alla sera. Se noi ogni cosa che facciamo abbiamo bisogno che dicono che sono stato io, sono stato io, sono stato io. Sai come un bossolo, sai che hai due monete, fa tanto casino. Cioè, quando è pieno, invece no, fai le robe, non dir niente. Noi non siamo a livello di umiliare il nostro nome. Noi una minima dobbiamo cercare di fare una minima di cose senza dire sono stato io, sono io, sai io ho fatto questo, io ho fatto questo. Se già riusciamo a abbassare questo, wow. Dice, qua stiamo parlando dello tzaddik. Lo tzaddik cosa fa? Fa apposta, dice. Dice Ubrinat Nefesh, lui è come l'anima, ok? E quindi anche se, visto che è famoso, ok? Non è famoso per niente, perché lui è totalmente il contrario, perché tutti parlano di lui così, e dicono delle robe, dice che neanche gli sono venute in mente,
E quando sente delle cose del genere, è come se gli stanno prendendo il sangue e lo buttano via. Ogni volta che lo ingrandisci, di robe, è come se gli stai tagliando il corpo e gli stai tirando fuori il sangue. Mi ricordo io una volta sono arrivato dal Halban, che per chi non lo conosce, uno tzaddik enorme, mancato qualche anno fa, 5 anni fa, 4 anni fa, che faceva latte, uno tzaddik enorme. Non era neanche con la barba, abitava qua vicino. E io mi ricordo che sono arrivato di Shabbat e quando lui è arrivato, noi siamo arrivati prima, eravamo seduti, è arrivato, tutti ci siamo alzati e lui ha detto: voi non avete idea ogni volta che vi alzate, che fate ste cavolate, quanta ciuvà devo fare io. Era proprio disturbato dall'onore che gli facevano, proprio disturbato. Per ogni volta che gli fai queste cose qua, gli tzaddikim. Uno tzaddik non è uno che ha fatto 10 anni di scuola, 20 anni di scuola rabbinica o non so come si chiamano le scuole di altre religioni, ma, però che è arrivato a diventare. Allora adesso no, no, gli tzaddik dagli ebrei si credono molto peggio del peggiore dei peggiori ebrei. Questo è lo tzaddik. Tu mi avevi raccontato sempre una storia del Halban, se non sbaglio, dove qualcuno le aveva chiesto: tu sei lo tzaddik di questa generazione, perché non sei ancora lo tzaddik di questa generazione, una roba simile. E lui rispose tipo: sì, potevo esserlo, fino a che tu non l'hai detto. Sì, una roba, almeno di lui, lui ha raccontato una roba, diceva che ci sono sempre 36 tzaddikim nascosti in ogni generazione. E il Halban ha detto, una volta ha detto a una persona, ha detto: io ero il più alto di tutto fin quando non mi hanno scoperto, quando hanno iniziato a dire che io ero tzaddik. Per esempio, la gente pensava fosse un lavoratore, lavorava in... faceva i formaggi. Anche questo qui, per questo è nascosto, cioè. È totalmente perché? Perché abbiamo detto che è l'anima. Qua stiamo parlando invece di una che in quello che è nascosto è già al secondo livello, perché lui non vuole essere famoso. Allora gli tolgo la sua famosità, prega Mamash, dice Hashem, ti prego, fai che nessuno mi creda che sono uno tzaddik o robe del genere. Ma il livello ancora più elevato è quando ormai ti sgamano che sei tzaddik e non riesci a scappare. E tu cosa fai? Fai apposta per fargli credere. Non so, vedi il Rav in mezzo alla tfila, dice: ah, che bracha si deve fare adesso? Sa le pagine di Kabbalah a memoria, e ti dice: e adesso che benedizione si. E la gente dice: ma questo è fuori o cosa? E un botto si allontanano. Perché non capiscono che c'è la Torah Resh Samech, sta un moser ta nefesh, è come una persona, è come se noi entriamo nel fuoco, fratello. È ancora più grande che se noi andiamo a una festa e ci accoppano in una festa, che lo tzaddik elimina il suo nome, è ancora più grande che a volte lo tzaddik basta che elimina il suo nome, può salvare 10, 50.000 persone. Non sappiamo. Dipende dalla grandezza dello tzaddik. Per questo ti dice, c'è una persona che lo fa apposta. A fa il picchino e non forse. È il contrario, lui si sente che è il contrario, perché tutti parlano di lui, abbiamo detto che lui dice: ma è come se lo stanno strappando. E quindi lo fa apposta, è lui che lo fa apposta. Perché Zem Nikram Psirut Nefesh vuol dire come se dà la sua anima totalmente. Perché il nome abbiamo detto che è come l'anima, è come se sta sacrificando l'anima. E anche è come se ha una sparge. Si sparge il suo sangue da questo. E facendo così, guarda cosa dice: salva Israel Bezeh, mimma shehaya ra'u lavo aleihem. Vuol dire che facendo così lo tzaddik che prende le umiliazioni, salva Israel da quello che avrebbe dovuto succedergli. Chas v'shalom, sia mai. Tutto questo è per riuscire a fare l'ichud, vuol dire fare l'unione. Ok? Vagliedem Sirut Shmo Shounafsho, vuol dire grazie al fatto che lui dà il suo nome, che abbiamo detto che è il suo sangue, che è la sua anima, riesce a salvare tutti. Asachshav, vedi che quello che abbiamo visto adesso, la Torah 260 di Kutei Moharan, insegna che ci sono tzaddikim che possono annullare tutti i decreti.
possono annullare tutti i decreti. L'unica cosa che ti rimane da fare, fratello, è connetterti con questi tzaddikim. Asciav, io fai finta che non so chi sono, non so, non ho idea di chi sia lo tzaddik, non ho idea. Asciav, cosa faccio? Prendo, abbiamo Baruch Hashem Rabbi Nachman nel mondo, prendo Likutei Moharan, prendo il Tikkun HaKlali, alla fine di ogni Likutei Moharan c'è il Tikkun HaKlali, chi non lo sa può mettere in internet, chiedi che numeri di salmi sono, vuoi leggerli in ebraico, vuoi leggerli traslitterati, non so, qualcuno ce li dovrebbe avere anche traslitterati, vuoi leggerli in italiano anche va benissimo. Prendere 10 salmi e leggerli ogni giorno, almeno in questo periodo di situazione difficile. Io ringrazio tutti quelli che hanno mandato messaggi di preoccupazione. Mamma, grazie, grazie mille anche per il sostegno che, parlando con tutti gli amici qua in Israele, forse è la prima volta nella storia di Israele che abbiamo avuto così tanti messaggi di solidarietà. Da amici, dal mondo, sai, ogni volta le persone sono un po' sì, però anche voi, dai, cosa gliele fate? Boh, grazie a Dio, pian piano sta uscendo fuori la realtà. Mi dispiace che abbiamo dovuto perdere così tante vite e cose del genere, ma la gente pian piano inizia a capire con chi abbiamo a che fare, e uno dei dolori più grandi per noi, a parte le perdite di queste. Di tutte queste persone che non ha. È inconcepibile una cosa del genere. I saccheggiamenti dei corpi, perché ci sono delle storie che vengono dopo con gli zaini, i ragazzini vengono a prendere dai corpi i soldi. Terribile. Quello che fa più male è sapere veramente che hai a che fare, che devi trovare il modo di far la pace con un. Voglio neanche dire con una bestia, mi dispiace dirlo, però è quello che ci fa più male. Il dolore più grande è che, ma Dio, adesso cosa facciamo? Se non te, non abbiamo proprio idea di come fare la pace con sta gente, come fare la guerra. Come scritto nei Teilim, im Hashem lo ish morir, se Dio non cura una città, se non è Dio che cura la città, metti i guardiani a gratis. E così è stato, Hashem Yazor, che proprio nel giorno in cui c'è scritto che tutto Sukkot, sai, si fanno 75 offerte per i Esav, poi fai 35 mucche offri, quando c'era il tempio del Bet HaMikdash, si offrono 35 mucche durante il periodo per gli Ishmaelim, vuol dire per. Ishmaelim sono i musulmani, Ishmael. Simchat Torah è il giorno che Dio dice: ok, ho preso le offerte per tutti, bravissimi, avete portato le offerte per tutto il mondo, io mando benedizione a tutto il mondo, ho un giorno però che voglio star solo con voi. Quello è Simchat Torah. Il giorno di Simchat Torah, il giorno della festa della Torah, è il giorno che Dio decide di star col popolo ebraico. Il giorno in cui decide di star col popolo ebraico, ovviamente ha acceso di più l'odio e la gelosia di queste bestie. Ed è successo quello che è successo, vale, il giorno in cui noi ancora di più dobbiamo essere uniti con Dio, con la Torah e tra di noi. Quindi io ti ripeto, Abale, la cosa più importante secondo me in questo periodo è rafforzarci, in star tutti insieme. E ci sono sempre quelli che vengono e ti dicono: sì, oggi mi ha mandato, senza fare nome, una persona mi ha mandato un link, mi ha detto: guarda questo, dove il link di una all'aeroporto che fa la foto che ci sono un botto di religiosi che stanno partendo. Sotto scrivono: ah, no, lei scrive tipo: andate a far volontariato invece di partire. Prima di tutto, dalle facce che si vedono lì, si vede anche tutti i ragazzini americani, erano Hasidim americani o robe. Cioè, questi sono venuti qua per le feste, stanno tornando a casa, gli avranno bloccato i voli per Boston, per Chicago, per New York. Cioè, è una ragazza, invece di capire, a parte che anche questa ragazza che ha fatto la foto era all'aeroporto, non credo che sia andata lì a documentare i religiosi che partono. Si vede che era in un volo o in attesa in una linea con dei religiosi. E in un momento del genere ti metti a fare le foto, a dire i religiosi. Basta, basta.
Basta, non è il momento, non è il momento. Così fai vincere Hamas. Vuoi vincere tu? Il contrario. Qualsiasi cosa ti fanno vedere, mollami, veramente. Tiriamo fuori, scusate, le palle per dire, guarda, fratello, io non ho voglia di sentire Perud, non ho voglia di sentire divisioni, non ho voglia, fratello. Io al mio Rabbeinu mi dice che io non devo sentire queste robe qua. A me Rabbi Nachman mi ha detto che la cosa migliore è stare tutti insieme. Cioè, tu hai un altro metodo, hai un altro Rav, non ho tempo neanche di sentirlo. Non ho tempo di sentirlo. Come mi ha raccontato una volta, c'era questo vecchio Breslev che è venuto dal Rav Bender. C'era un ragazzo al Shul di Jerusalem, al Tempio di Gerusalemme, che legava la bicicletta fuori. Stiamo parlando di 60 anni fa, 70 anni fa. Legava la bicicletta fuori, però i bambini gliela spaccavano, si sedevano sopra. Allora, cosa ha preso? L'ha messa sulle scale del tempio per salire su, la legava lì dentro, in modo che i bambini non ci sedevano sopra. Allora, a questo qua dava fastidio, a questo sì, più anziano. Allora è venuto da Rav Bender, ha detto: Rav, questo qua continua a legare è una settimana che lega la bicicletta sulle scale. Rav Bender ha detto: Ma dove hai tempo di vedere la bicicletta? Ma dove hai tempo? Devi pregare, devi studiare, devi fare il bodedù, il mikve, tikkun chatzot. Dove hai il tempo per guardare che c'è una bicicletta sulle scale? Io non ho il tempo. Così parlo con lui, non ho tempo per vedere queste robe. Ma anche noi dobbiamo metterci in testa, non abbiamo tempo per parlare di divisioni. Adesso il nostro lavoro è solo stare insieme. Solo stare insieme. E sia chi è ebreo, chi non è ebreo, l'importante è che stiamo insieme, tutti insieme, e non sentiamo, ah, quello è così, quello è così, quello è così. Non è il nostro lavoro. Non è il nostro lavoro, esiste Dio, lui fa i giudizi, appena ha fatto Rosh Hashanah, ha fatto Kippur, Pitkatova, abbiamo finito. Ha fatto i giudizi, quello che doveva giudicare ha giudicato. Il nostro lavoro adesso è rafforzarci a non avere paura e a stare insieme. Stiamo insieme? Fratello.